Allora, scusatemi, riprendo il discorso sullo scemo del villaggio, parte 2. Allora, questa cosa qui, scherzandoci, insomma, si dice, no? Allora, per esempio, gli artisti hanno grande intuito nel capire l'animo umano, no? Ecco perché hanno questo talento, no? Non è, si tratta solo di saper suonare o saper scrivere, ma intuire, la profondità dell'animo umano, pensiamo a Shakespeare, no? O anche il grande cantautore come questo qui, Van Morrison, no? Allora, per esempio, Shakespeare, intanto dobbiamo sapere che nelle sue commedie, soprattutto, anche nelle tragedie, c'era sempre un personaggio, specie a corte, no? A corte, The Fool o The Joker. Allora, The Joker è il clown, no? Di corte, era quello che doveva intrattenere la nobiltà, il re, la regina, che magari si annoiavano anche, no? Si annoiavano loro, e c'erano bisogno di essere intrattenuti da musici, di tutto. E anche arrivava poi sempre inevitabilmente il momento del Joker. E questo Joker era particolare, specie in Shakespeare, The Fool, no? Il pazzo, perché pazzo per pazzo era quello che diceva la verità, ok? La frase detta dal Joker c'aveva sempre la scusa che tanto io sono pazzo, però intanto gli diceva la verità, che ne so, lo criticava, criticava il re, criticava il suo modo di regnare, eccetera, eccetera, no? Quindi in realtà il pazzo è sempre stato anche un po' illuminato, ok? Io non sto parlando dei matti dei manicomi, poracci, ma è quello che è un po' particolare, c'è uno sguardo un po' particolare sulla vita, no? Poi se vogliamo ci sono anche, io me le sono appuntate, ci sono anche delle frasi che si dice nella vita di tutti i giorni, tipo meglio sta coi matti che coi sani, mi ha detto l'altro giorno un amico mio. È venuto in edicola, mi ha detto, chissà che aveva vissuto, gli era capitata una discussione, ok, ha detto meglio sta coi matti che coi sani, lasciali perdere i sani, quelli che si credono essere sani, no? Sono meglio i matti, ok? Poi se pensiamo ai matti nell'arte, i matti, quelli che hanno dei problemi, che ne so, Van Gogh, Ligabue, i miei due pittori preferiti. Van Gogh e Ligabue erano molto. Ligabue era il cantante, il pittore, e praticamente avevano grossi problemi mentali, ma erano dei geni, no? Cioè, riuscivano a percepire la natura, gli animali, come li dipingevano, li ricreavano loro, proprio perché c'erano questa sensibilità, ma voglio dire, anche quella è una forma di intelligenza, o no? O sono solo scemi, secondo voi? Ecco, voglio dire, no? Poi per esempio io mi ricordo, a me ha sempre affascinato, proprio come diceva Jack Kerouac, io ho fatto una tesi di laurea su Jack Kerouac e l'ho comparato a Arthur Rimbaud, ok? E Jack Kerouac scrisse On the Road, no? Sulla strada, che è il libro che poi ha fatto nascere un po', da cui si è mosse tutto il movimento hippie, cioè questa cosa di stare in giro e così, no? Anche l'autostop, no? C'era la mitologia dell'autostop, infatti i personaggi lì guidano, fanno l'autostop, stanno sempre in movimento, alla ricerca di qualcosa, di qualcosa. E a un certo punto diceva, cioè il viaggio come conoscenza, che è un tema che rintracciava anche il Rimbaud, infatti ho fatto anche per questo il paragone. Ecco, Rimbaud per esempio era un altro matto, diciamo, però visionario, ecco, capito? Cioè spesso i matti sono visionari, vedono delle cose che noi non possiamo capire, no? E forse lo scemo del villaggio, quello lì che cammina tutto il giorno nel paese, forse non è così a questi livelli, ma tanti artisti sì, tanti artisti sono stati turbati, però avevano delle visioni, ok? Quindi per esempio, questo Jack Kerouac si innamorò di questo personaggio che è un po' l'eroe di On the Road, che era così pieno di vita, era pieno di vita, diciamo, no? Allora io per esempio da ragazzo mi innamorai, volevo così tanto bene a mio cugino, che era così pieno di vita, era un vulcano, no? E quindi questa cosa l'avevo anche vissuta. Allora rileggendo questo brano, il romanzo, che poi ci ho fatto la tesi di laurea, On the Road, Jack Kerouac si innamorò di questo personaggio, Neil Cassidy, che era un pazzo, era talmente pieno di, però era talmente pieno di vita, e a un certo punto Kerouac nel suo romanzo scrive: per me le uniche persone che esistono sono i matti.
sono gli unici autentici, voleva dire, gli unici che escono fuori dagli schemi e dalle maschere sociali per essere un po' più se stessi e per fare delle ricerche con azioni anche un po' strane, tipo come era tutti questi viaggi che facevano loro, purtroppo anche con la droga a volte, no? Però, insomma, c'è una sapienza nei cosiddetti matti che a noi sfugge e che se andiamo a paradiso lo capiremo, che quello non era solo un matto. Invece era un genio, cioè nel senso che, ok, vabbè. E allora per esempio qui, mentre disco avanti, c'è questa canzone, Village Idiot, no? Di Van Morrison, stupenda, che dice, lo scemo del villaggio è complicato, Village Idiot, he's complicated, Village Idiot, simple mind, ha una mente semplice. Village Idiot, he knows something, conosce qualcosa, capito? Conosce qualcosa, sa qualcosa, but he's just not saying, ma non lo dice, non sa dirlo, non lo sa esprimere, ok? Non lo sa esprimere, ma lo sa, sa delle cose, cioè perché anche se tu cammini tutto il giorno per un paese, ma ne sai le cose, no? Forse non le sa esprimere, così sarà lo scemo del villaggio, per non parlare degli artisti che sono visionari. Ancora di più, hanno conoscenze ancora di più, ok? Eccetera, eccetera. A volte sembra così felice quando lo vedi camminare, e, ok? A volte, ok? Va bene, mo qui è impossibile riportare tutti i significati di una canzone, però volevo dire che se noi riusciamo a capire, perché poi questo ha anche un po' a che fare con la spiritualità, cioè guardate che non è tutto come ve lo vediamo noi, cioè non esiste solo il materialismo e quello che noi riusciamo a vedere con i nostri occhi e con i nostri cliché, ok? I nostri filtri sociali, ok? Cioè quello è scemo, cioè scemo, quello non darà mai niente a nessuno, è solo uno scemo, no, t'attacchi, non è così, quello non è solo uno scemo, è una persona. Magari un giorno ti dice una cosa così, una frase illuminante a te, che lo incroci per strada, e dice, oh, ma lo sai che mi ha detto quello? Capito? Quindi voglio dire che non saranno, che non ci dobbiamo fermare a quello che vediamo con i nostri occhi e con i nostri filtri sociali, ok? E la vita è molto più complicata, più ricca, esiste la spiritualità. Non siamo così materialisti da pensare che uno scemo è solo uno scemo e, ok? E apprezzare solo le cose di prestigio. Ci sono tante persone che hanno dei tesori e non sanno tirarli fuori e alcuni di loro sono gli scemi del villaggio, che non andrebbero neanche chiamati così, ormai è diventato un modo di dire, un po' triste, in inglese village idiot. Però proprio per questo questa terminologia ci fa pensare che li chiamiamo così, ma non lo sono, non lo sono. Infatti un cantante ci fa una canzone, Shakespeare gli fa dire la frase più intelligente di tutta una commedia, gliela fa dire allo scemo di corte, al buffone di corte, ecco il buffone era. Ok, quindi lo scemo del villaggio, ragazzi, non è lo scemo del villaggio, ok? Scusate se l'ho fatto in due parti, ma ho avuto un'interruzione. E era un tema che mi toccava molto, infatti non a caso ho fatto una tesi di laurea su Kerouac e Rimbaud, che Kerouac era amico del matto, innamorato di sto matto, e Rimbaud era il visionario che ha avuto poi una vita sregolatissima, e, però c'aveva una visione, le sue poesie sono come, che ne so, William Blake, che non era matto, ma c'avevano delle visioni oltre il materialismo, oltre ciò che vediamo con i nostri occhi, ragazzi. Il matto, lo scemo del villaggio, il tipo particolare, il tipo che neanche lo sa esprimere, vede tante cose che noi neanche immaginiamo, e ricordatevi che non è solo uno scemo. Uno scemo non è solo uno scemo, ok? Arrivederci.